Oggi c'era un nuovo pacchetto davanti alla porta del magazzino dei venti. Arriva da Stoccarda, dalla Germania. Probabilmente sarà un nuovo vento per la nostra collezione. E c'è anche un bel messaggio. Una bella lettera. Andiamo a leggere insieme. Abbiamo anche delle fotografie, pare. Allora. Egregio signor Lombardi, abbiamo letto con interesse del suo magazzino dei venti a Trieste nella Frankfurter Zeitung del 14 maggio 2020. Casualmente, eccola qua la pagina che era uscita dal titolo Windsammler, collezionista di venti, una bella pagina su un autorevole quotidiano tedesco. C'è la Barcolana e poi ci sono anch'io. E mi fa ridere questo. Ma ecco, continuiamo la lettura del messaggio di questi nuovi ambasciatori del vento. Ecco cosa ci scrivono. Vorremmo anche noi essere ambasciatori del vento e fornire al vostro museo un vento proveniente da Stoccarda, che chiamiamo Vortice d'aria da Stoccarda, Birkenkopf, il punto più alto di Stoccarda, e popolarmente chiamato Monte Scherbelino, montagna di macerie, perché è qui che sono state accumulate le macerie della Seconda Guerra Mondiale. Il 45% di Stoccarda fu distrutta in quel periodo. Ci auguriamo che questo contribuisca a un piccolo arricchimento del suo museo. Interessante è che la Bibbia dice in Efesini, capitolo 2, versetto 2, che c'è qualcuno che governa l'aria. Chi è questo governante e che cosa si intende per aria? Se lei, signor Lombardi, desidera una risposta o ha ulteriori domande, la preghiamo di contattarci perché siamo attivi insegnanti biblici a Stoccarda. Ecco. Come continua la lettera? Speriamo di averle dato un piccolo piacere con il vortice d'aria da Stoccarda. Le auguriamo tanto successo con l'ampliamento del vostro magazzino dei venti, in modo che possiate ancora mostrare molti venti da tutto il mondo nel vostro museo. Quando i tempi torneranno alla normalità, vorremmo visitare il vostro museo almeno una volta per conoscerla personalmente. Cordiali saluti, Mewitz, Hut, Eberhard. E che cosa c'è? Che cosa troviamo? Troviamo un messaggio, appunto, il Birkenkopf, che è appunto questo punto di Stoccarda. Questa cima che si trova in cima alla città di Stoccarda, ed ecco qua una testimonianza concreta della raccolta del vento da parte di una delle persone che ci hanno scritto. Ecco qua, documentata la raccolta. E adesso vediamo un po' di scoprire il nuovo contenitore che andrà ad arricchire la collezione del magazzino di venti del Museo della Bona. Ecco qua, eccola qua, una bella bottiglia, bella pesante, Luftwirbel aus Stuttgart. Ecco, questo vortice d'aria, Luft, appunto, aria, Haus Stuttgart, Monte Scribellino, 509,4 metri. E con questo è tutto, un nuovo vento per la nostra collezione e fa piacere vedere che ultimamente molti venti arrivano dalla Germania. E con questo passo e chiudo e anche voi non perdete l'occasione di diventare ambasciatori eolici. È semplice, non occorre spedire bottiglie così grandi, però insomma fa sempre piacere ricevere un vento dagli ambasciatori eolici. Grazie.